Palazzo Avogado è davvero la sede ideale per le mostre. Ce ne sono molte in programma quest'anno. Ce ne sono moltissime e devo dire che l'indotto dell'evento Brescia-Bergamo Capitale della Cultura ci sta aiutando tantissimo in questo. C'è un movimento significativo e percepibile e questo ci garantisce la possibilità di organizzare mostre di un certo livello, ma soprattutto far conoscere il palazzo a turisti, ma anche a persone del territorio che non hanno ancora avuto modo di visitarlo e di scoprirne le bellezze. Non solo sede di mostre, ma anche sede di celebrazione di matrimoni. Beh, un palazzo come questo credo si addica anche per le celebrazioni di momenti più belli della vita, e sicuramente tra questi ci sono i matrimoni, evidentemente. In occasione di Brescia-Bergamo, capitale della cultura, la Valtrompi ha fatto squadra riuscendo a consegnare ben 4.000 strisce colorate che andranno a congiungersi con la catena umana che si formerà il prossimo 4 giugno, intitolata 2023 Bergamo e Brescia unite nella lotta al Covid, unite nella capitale della cultura, unite nella catena umana. Nei giorni scorsi una delegazione del gruppo Valtromplino ha effettuato l'ultima consegna a Cristina Begni, una delle organizzatrici e promotrici di Viva Vittoria. È stato, per chi ha partecipato al progetto, un lavoro immane ma svolto con grande impegno e per un fine solidale. All'iniziativa hanno dato la loro adesione diversi comuni della Valtrompia. Presenti alla consegna il vice sindaco di Caino Giovanna Benini, gli assessori di Concesio, Villa Carcina e Colle Beato Erika Vaccari, Silvia Abatti e Pilar Moreno, l'assessore alla cultura di Comunità Montana della Valtrompia Ivonne Valcamonico. Ottime performance dei quattro atleti di Olympia Athletic Team, tre veterani ed una giovane promessa, che hanno partecipato all'Italian Open, tappa del World Grand Prix che si è tenuto a Jesolo nei giorni scorsi e che ha visto al via ben 600 atleti provenienti da tutto il mondo. Giovanni Pili d'Ottavio si è imposto nei 5.000 metri categoria T12, dove già aveva vinto lo scorso anno Nicola Rocca. Giuseppe Testa, malgrado un incidente tecnico alla carrozzina, si è classificato al secondo posto nella sua gara sui 200 metri categoria T51. Mircea Juras, invece, ha ottenuto un buon quinto posto nel peso categoria T46. Brillanti anche le prove del giovanissimo atleta paralimpico Leonardo nei 60 metri e nel salto in lungo. Sono tanti i fiori all'occhiello del comune di Bovegno. Sì, sì. Vivo in un paese fortunato, faccio sindaco, come diceva lei prima, da qualche anno ho già amministrato il comune nelle vesti di vice sindaco, di assessore, e posso dirlo, dopo 30 anni vivo in un paese fortunato che ha tante cose da dire, da raccontare. Tutti conoscono, per sentito dire naturalmente, ecco, Angelo Canossi, Cibaldi, tutti hanno sentito parlare delle nostre montagne, delle nostre bellezze, dei nostri fiumi, delle nostre ricchezze architettoniche. Abbiamo una concentrazione di chiese che credo sia unica in tutta Italia, solo il Vaticano ci supera in termini pro capiti. Ecco, abbiamo tante chiese, ogni frazione una piccola chiesetta in cui il nostro parroco celebra in maniera costante, come chi lo ha preceduto, la Santa Messa. Ecco, è un paese veramente vivo. Terre Alte, Echi, Suoni e Visioni, un nuovo progetto di Comunità Montana di Valtrompi, assessorato alla cultura con Ivonne Valcamonico. Sì, oggi inizio questo progetto, la realizzazione di questo importante progetto che coinvolge realtà culturali e realtà sociali. È un progetto che è finalizzato a coinvolgere i soggetti di ogni età, dai bambini di 6 mesi, da 0 a 6 mesi, a adulti, anziani, e ha come obiettivo per la nostra valle la valorizzazione di tre importanti luoghi di cultura, che sono Santa Maria degli Angeli, l'ex complesso conventuale, la pieve della Mitria a Nave e il forno fusorio a Tavernole Sulmella.
Sono tre appuntamenti importanti che hanno l'obiettivo proprio di dare visibilità attraverso le visioni, dare sonorità attraverso i suoni del lavoro, i suoni della natura, e restituire un eco, un ricordo, un'emozione che ognuno di noi può percepire e portarsi nel cuore della sua sensibilità attraverso appunto questi incontri che sono promotori del nostro territorio, della nostra cultura, nostro sentire. Tra i vari suoni c'è anche quello dell'incisoria. Sì, importante questa tradizione artistica che è partita come importante strumento di valorizzazione delle armi, ma che invece viene sviluppata anche su oggettistica importante, quindi tanto è vero che è diventata proprio un'arte, l'arte incisoria, di cui la Valtrompia davvero può essere modello non solo per la nostra regione, ma anche a livello internazionale. Grande successo per l'evento Camminiamo con Paolo a Il Benessere per ritrovare il sorriso, che si è tenuto dal 19 al 21 maggio con l'organizzazione curata da Paolo Accommina con noi e dal comune di Gardone Valtrompia, che ha messo a disposizione i capannoncini e il parco del Mella. Il comune di Sarezzo, oltre al supporto organizzativo, ha invece offerto la propria piazza per la partenza della camminata ed ha predisposto i bus e navetta gratuitamente. Dal canto suo, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Gardone ha proposto la serata del 19 maggio con la presentazione del libro A tutto cielo, con Sara Giacomelli nelle vesti di autrice e Giulia Scovoli in quella di protagonista. A causa della pioggia sono state invece annullate le attività sportive previste nella giornata di sabato dall'assessore allo sport di Gardone Andrea Moretta, una manifestazione che dovrebbe però essere recuperata nel mese di settembre. Per rimarcare l'importanza della prevenzione, Paolo Cammina con noi ha organizzato visite gratuite e messo a disposizione il camper della prevenzione, garantendo complessivamente 200 accessi a prestazioni sanitarie e visite gratuite. La serata di sabato è stata dedicata all'alpinista Silvio Mondinelli, che ha parlato del rapporto tra uomo e montagna, della solidarietà, dell'amicizia e dei legami che ha allacciato con le popolazioni Sherpa. Il tutto si è chiuso con la camminata di 5,5 km, con la partenza da Sarezzo ed arrivo a Gardone Valtrompia, che ha visto la partecipazione di ben 300 persone. Preziosissimi si sono rivelati i supporti delle protezioni civili di Gardone Valtrompia e Sarezzo e dei gruppi alpini di Sarezzo e Ponte Zanano, della Croce Bianca di Lumezzane e di oltre 80 volontari dislocati lungo il percorso per la sicurezza. Primo obiettivo centrato per il concegio del presidente Simone Terminini, che ha vinto la finale provinciale playoff di seconda categoria ed è stato ammesso al gironcino a 3 che servirà per assegnare un posto nella categoria superiore alla prima classificata, nonché definire la griglia dei possibili ripescaggi per le altre due. Nel match con il Frelo di domenica scorsa, che vediamo nelle immagini, i ragazzi di Picaluga hanno difeso il vantaggio garantito dalla miglior posizione in classifica a fine campionato e grazie al pareggio per 0-0 si sono qualificati alla fase regionale, che inizierà già questo weekend. Primo incontro domenica 28 maggio a Como contro il Lambrugo. Seguirà poi la partita in casa con l'altro avversario del girone a 3, il Casaloldo. Per una società di tradizioni e soprattutto dotata di una bellissima ed efficiente struttura come l'Aldo Moro di Concesio, il passaggio in prima categoria sarebbe solo la logica conseguenza dell'ottimo lavoro svolto in questi anni. Il dottor Giovanni Gatta, medico di medicina generale a Gardone Valtrompia, diventa cavaliere ordine al merito della Repubblica Italiana. La lettera del prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà, così dice: «Gentile cavaliere, mi è gradito comunicarle che il prossimo 2 giugno si celebrerà la Festa Nazionale della Repubblica, che avrà luogo a Brescia in Piazza Loggia alle ore 10. A seguire alle 11:30
sotto il portico di Palazzo Loggia si svolgerà la cerimonia di consegna del diploma di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza di cui la signoria vostra è stata insignita con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2022. Ma chi è il dottor Gatta? Il dottor Giovanni Gatta, dall'8 agosto del 1982 a tutt'oggi, è medico di medicina generale in Gardone Valtrompia, con titoli di qualifica: nel settembre 1979 laureato in medicina e chirurgia all'Università Statale di Milano, nel 1985 si specializza in neurochirurgia all'Università Statale di Milano, nel dicembre 2001 ottiene l'attestato italiano di agopuntura, è iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Brescia, è iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Brescia. Il dottor Giovanni Gatta dal 1982 al 1993 è insegnante alla Scuola Infermieri Professionali Paola Di Rosa di Brescia e la Scuola ASL Infermieri Professionali di Brescia per le materie di anatomia, fisiologia e neurochirurgia. Dall'aprile dell'83 all'aprile del 84 è assistente chirurgo al reparto di chirurgia dell'ospedale di Gardone Valtrompia, specialista in neurochirurgia, tutore insegnante della scuola di perfezionamento in medicina generale, tutore incaricato dall'Università di Medicina di Brescia per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione medica, tutor corsi di aggiornamento obbligatorio ATS Brescia, perfezionato in terapia del dolore, perfezionato in agopuntura, membro della commissione per le medicine complementari dell'Ordine dei Medici di Brescia, capitano medico CPL, già membro CMO Ospedale Militare di Brescia ed ora cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Abbiamo avuto il piacere di dialogare pubblicamente col dottor Giovanni Gatta ed ora vi proponiamo una parte del colloquio da lui avuto con la collaboratrice della nostra redazione Valtrompia TV di Più Valli TV, Roberta Baldussi. Ultimamente sono sempre meno i giovani che scelgono tra le professioni mediche quella di medico di medicina generale. Secondo lei perché? Perché è un lavoro che purtroppo, proseguendo in questo modo, dà poca soddisfazione ed è stato maltrattato da politici e da tutti, e siamo uberati da una burocrazia che ci permette di lavorare di meno con la gente, cioè non ci permette di fare il nostro mestiere. Il nostro mestiere, quindi troppe scartoffie, sì. per dire in parole povere. E cosa si sente di dire ai giovani affinché scelgano la professione che ha scelto lei? Che comunque è una bella professione e se sanno affrontarla bene dà molte soddisfazioni a livello personale. Per cui se si impegnano è bello, perché noi abbiamo un rapporto con la famiglia, con la gente, che in ospedale non può. C'è. Quindi, tornando all'ospedale, perché a un certo punto della sua carriera lei ha scelto di fare il medico di medicina generale, appunto, e lasciare l'ospedale. Dunque, anzitutto mi sono accorto che non sarei stato capace di fare chirurgo generale, per cui non hanno perso niente. E la specialità in neurochirurgia è una specialità molto impegnativa, e non avevo, come posso dire, i mezzi per poterla portare avanti, mi ero sposato, avevo 8 figli, per cui diventava impossibile farlo. Dall'altro canto, esatto, questa professione mi dava la possibilità di essere primario di me stesso, cioè dovevo gestirmi io, la mia attività, le mie cose senza nessuno che mi dovesse comandare. E cosa le piace di più del suo lavoro? Quello che dicevo prima, il rapporto con la gente, cioè la conoscenza che abbiamo noi di una famiglia, non c'è nessun medico, nessun professionista medico che ce l'ha. Noi conosciamo dai nonni ai nipoti dei nonni. Io li ho visti tutti, per cui questa è una cosa bellissima perché è proprio bello. Diciamo. E lei ha a che fare, appunto, come diceva anche lei, ha a che fare con tante persone di ogni età. Ci sono degli aneddoti che lei ricorda durante la sua lunga esperienza medica? Più che un aneddoto è l'esperienza che ho avuto alla fine del Covid, quando io sono stato malato, ho rischiato moltissimo in ospedale, dicevo io non posso rischiare la pelle. Per cui
sono arrivato a 68 anni, posso andare in pensione, ci andrò. Quando sono uscito, la gente mi ha fatto cambiare idea, perché mi ha dato tante tali manifestazioni di stima, di affetto, di simpatia, non lo so come dire. Sì, ma non solo i miei pazienti, diciamo, anche altre persone, per cui questo è detto, no, io non posso andare via. Adesso mi fermerò. Prima fino a 70 anni era il limite, adesso per me l'hanno portato a 72 anni, per cui io finché sono a posto con la testa questo lavoro lo faccio. Poi mi daranno una pedata quando non sarò più. Intanto le hanno dato una licenza non da poco. Sì. La ringraziamo per averci dedicato un po' del suo prezioso tempo e ci congratuliamo ancora con lei per la magnifica onorificenza che ha ricevuto. Buon lavoro. Grazie di questa occasione che mi avete dato. Grazie, grazie a voi. Charlie Cinelli, cittadino di Sarezzo, al quale hai dedicato una delle tue più belle canzoni, Paese. È dedicata a Sarezzo, sì, ma soprattutto al paese in generale. Tanti si sono riconosciuti nelle immagini, nelle fotografie di questo testo. La musica è evocativa e quindi, non so, adesso la sentiamo in sottofondo, alziamo un po' il volume per sentirla meglio. Paese. Harese Madure. E mandorle a mare, marene ambrognaghe e furmitù. Paes, le corse con l'asen, e in caculurrose, ottane vece, tirate da orecce, e ora siù. Paes, le ere, le bale, ridide matade, coi hoci. La cencel amoses del paes sei un cultore del dialetto, il dialetto di Sarezzo ha qualcosa di diverso dagli altri paesi della Valtrompia? Sì, ogni paese ha il suo dialetto, come puoi notare qua vicino c'è Lumezzane, o il dialetto cambia completamente, anche la pronuncia, poi cambia proprio anche l'idioma, cambiano dei sostantivi, i verbi. Poi c'è il dialetto dell'Alta Valtrompia, c'è il dialetto della Bassa, c'è il dialetto Camuno, Vassabino, e Camuni addirittura ne hanno due o tre, il Gai, c'è il dialetto della Franciacorta che è molto bello perché mescola la H con la S. Infatti in faccia cosa dice, non si dice fa senso o fa henso, si dice fa henso. Quindi mettete d'accordo un po' tutti. Poi che della bassa, che è un po' più larga, perché c'è più spazio nella bassa, quindi c'è più luce, le parole sono più larghe, Verola Nuova. Vogliamo mandare un saluto a un altro cittadino di Sarezzo, che è tuo fratello Pier Giorgio, che abbiamo anche invitato quest'oggi, purtroppo non poteva esserci. Pier Giorgio, ciao, mi raccomando, ci aspetta la mamma a pranzo domenica. Un'ultima cosa, Charlie, è già iniziato il tuo tour estivo, quali sono le principali tappe? Sì, è iniziato a Isorella lo scorso mese, poi c'è una tappa anche saretina a giugno e poi ci sono praticamente tutte le zone della provincia, dalle valli alla città, ai laghi, alla bassa. Venite a sentirci. Continuano le celebrazioni per il centenario del gruppo scout Agisci Gardone Valtrompia 1, sorto nel 1923. Simmel Scout, bracci che continuano ad ardere. Il gruppo scout Gardone Valtrompia 1 organizza per il 10-11 giugno prossimi alla base di Piazzole, Gussago, una uscita in stile scout per rivivere il clima e le esperienze che hanno accompagnato tante avventure del passato scoutistico dei Valtromplini e che ancora vengono conservate nel cuore. L'uscita è aperta a tutti coloro che sono stati censiti nel gruppo e che possono venire con i propri familiari.
Il programma di massima prevede sabato 10 giugno alle 15.15 il ritrovo ai punti di partenza per chi arriva a piedi, alle 17 l'arrivo a Piazzole per chi arriva in auto, grande gioco per la base, cena a buffet in condivisione, serata in stile scout organizzata in più fuochi paralleli. Domenica 11 giugno, biblioteca vivente, condivisione di esperienze vissute e di significati distillati, pranzo cucinato sul fuoco, santa messa e alle 16 la conclusione e la partenza dalla base. 10-11 giugno 2023, centenario del gruppo scout di Gardone Valtrompia 1.